tratto autostradale della Salerno-Reggio Calabria tra Murano e Campotenese. Questi sono i lavori di ristrutturazione dell'autostrada. Qui hanno fatto giù l'altro tratto, stanno facendo le gallerie, le stanno allargando. Qui siamo già su un tratto nuovo, un tratto dell'asfalto che è stato fatto attivamente, dobbiamo dire. Sotto c'è l'altra galleria che stanno allargando, qui hanno fatto il viadotto, però guarda caso sono riusciti ad allargare solo la galleria, non hanno allargato praticamente nulla, la strada è rimasta così com'era, con le sue due buone vecchie corsie, stretta, e se era pericolosa prima è pericolosa anche adesso, adesso è di più perché si entra nella galleria molto veloce perché è più larga e poi si va in un imbuto che si restringe immediatamente all'uscita e all'entrata, e quindi possono capitare delle situazioni non del tutto piacevoli, soprattutto per tutti questi autisti della domenica che girano, ecco, portate adesso l'uscita. Ma no, qui è più larga, hanno allargato anche il tratto autostradale, qua ci sono riusciti. Non si capisce perché qua sono riusciti e prima no. Questo chiede a qualche ingegnere competente dell'anno se ci dovrebbe spiegare questa cosa. Comunque qua si ritorna di nuovo sul tratto a doppia corsia. Qui siamo proprio al recinto dello svincolo di Campotenese. Qui praticamente l'autostrada poi si sposterà sotto la sinistra, se potete vedere. Ma è molto vuoto perché il ponte è stato buttato giù, si deve essere ricostruito interamente. Vedremo anche qui se a gennaio del 2013 sarà, come annunciato dal Ministro delle Infrastrutture, tutto pronto. E manca proprio l'autostrada dall'altro lato, non esiste più. Sarà fatto saltare in aria con cariche di dinamite e altro materiale che possiamo qui citare. Io adesso, no, no, ma questo è il lato sinistro, questo è stato già rifatto. Adesso andiamo sul lato destro e come potete vedere anche qui la galleria è stata completamente ricostruita su quella vecchia, è stata solo allargata a fianco praticamente. Là ne vedete due di gallerie, una deve essere quella da ammodernare e quella nuova da fianco, quella poi verrà chiusa in mezzo, ecco, tutto il lavoro. Ricordiamo che siete sempre sintonizzati su Tele Radio Cinghiale Stereo Network, che è la versione alternativa della vecchia Radio Antenna 2000, la radio che dirigevo negli anni 80, che poi è stata chiusa come tante, ha fatto la fine di Ercolino, sogna praticamente in attesa di poter tornare un giorno, magari, chissà, quando le nostre normative cambieranno. Ecco qua, grandissima autostrada ammodernata, ai lati lavori in corso, e qui un bellissimo piano stradale, ottimo, tutto nuovo, chissà per quanti anni resisterà, ma noi preferiamo pensare che questo salto darà lavoro a tante tante persone. Ecco, un po' di pubblicità alla Technis, che è quella che ha fatto questi lavori, l'azienda non è la Technis di una volta in cui non è uscita, ma è la Technis, che è un'altra cosa. Com'è bella questa Calabria che il Signore Dio ci ha dato. Io certamente preferirei non filmare di giorno, ma filmare solo di notte, proprio per incuriosire ancora di più le persone, per farle venire qui a vedere quello che abbiamo e che non abbiamo mai saputo valorizzare. Siamo all'altezza di Campotenese, tra poco troveremo lo svincolo di Campotenese dove si entra qui dei panorami stupendi, panorami che ho vissuto personalmente. Una delle mie più belle storie si svolta qui, non sto a citare e a dire i personaggi, ma mi piace ricordare che proprio qui, in questo svincolo, sono state le mie traversie maggiori. Insomma, si diceva una volta l'Iliade, mi pare, aveva un modo particolare, le fatiche, le traversie, insomma, hanno un nome particolare che adesso non mi viene, perché qui siamo di nuovo nel vecchio canto. Possiamo chiudere, grazie.